Iniziamo subito a creare una bella base molto luminosa. Stendo il fondotinta e con un correttore molto chiaro illumino la mia zona T. Per le occhiaie utilizzo due correttori fluidi, uno chiaro ed uno aranciato, per creare la tonalità adatta a coprire la mia discromia. Opacizzo e fisso la base con una polvere molto coprente. Per le correzioni morfologiche uso una terra con sottotono freddo. E ravvivo le guance con un blush rosa davvero molto naturale. Nella parte alta dello zigomo stendo una crema illuminante e poi la fisso con un illuminante in polvere. Prima di iniziare il trucco occhi vado a fare le sopracciglia. Definisco e illumino la zona dell'osso sopraccigliare con una matita color burro opaca. Come sempre metto il mio primer della Too Faced e inizio il make up occhi stendendo tre basi di colore diverso, stando attenta a sfumarle bene fra loro in modo da creare un degradé armonioso. The darkness lingers, so that even the shade of the moon seems bright. You jump and grab that light, color white, the palpable, tangible meaning of life. In this space of the color white, the darkness lingers, meaning of life. Dopo di ciò vado a fissare le tre basi con tre polveri del medesimo colore. Il risultato sarà davvero bello perché i colori risulteranno saturi e brillanti. The palpable, tangible meaning of life in this space. Con un marrone aranciato vado a sfumare i colori nella piega dell'occhio. Stendo i tre ombretti nella medesima sequenza anche nella parte inferiore dell'occhio. Per rendere lo sguardo ancora più magnetico, vado ad applicare tre mascara differenti, ma che hanno il medesimo compito, ovvero quello di allungare le ciglia a dismisura senza appesantirle. Metto anche un po' di matita nera nella lima interna per far risaltare maggiormente il gioco di colori del mio make-up. L'ultimo passaggio sono le labbra. Prima stendo un rossetto color castagna e poi, per rianimarlo un po', vado a picchiettare un gloss rosa bambola molto intenso.
E voilà, il look è completato. E come sempre con le labbra il tutorial è terminato. Spero che vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio grandissimo e vi aspetto al prossimo video. Ciao!